Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Jim, Giri in Moto. Oggi vi mostrerò l'interfono che ho appena acquistato, il Midland BTX 1 Pro S. Ho scelto questo interfono perché è un modello che è già presente sul mercato da qualche anno e nel 2019 sono state apportate delle migliorie che lo hanno appunto migliorato su alcuni aspetti, tra cui la portata a campo aperto e altre piccole novità. Oltretutto, rispetto ad altri competitor, risulta quello che ha un miglior rapporto qualità-prezzo anche in base alle funzionalità che troviamo su questo dispositivo e che solitamente si trovano su dispositivi con un costo maggiore. Andiamo subito a vedere quali sono le principali caratteristiche e funzionalità di questo Midland. Innanzitutto abbiamo un'ottima qualità audio anche oltre i 120-130 km/h. Abbiamo una comunicazione a distanza di 800 metri in campo aperto. Abbiamo la possibilità di effettuare intercom e conference con quattro dispositivi anche di marche differenti. Abbiamo una durata della batteria fino a 23 ore di conversazione. C'è una radio FM integrata, la regolazione automatica del volume, il digital noise killer che altro non è che la riduzione dei rumori. La tecnologia Vox che ci permette di utilizzare il comando vocale, compatibile con tutti i caschi e compatibile anche con i sistemi proprietari TFT di BMW, Ducati, KTM, eccetera. Ed è ovviamente impermeabile, IPX6. Ma ora andiamo a vedere il contenuto della scatola. Qui abbiamo la centralina con il suo aggancio, gli speaker. Poi troviamo una brochure della Midland, le informazioni sulla sicurezza, le istruzioni d'uso, delle pocket guide in varie lingue. Poi abbiamo il cavetto USB per collegare l'interfono al PC per effettuare aggiornamenti del firmware. Abbiamo il microfono flessibile che si installa nel casco integrale. Il microfono a braccetto per i caschi modulari. Dei distanziatori da inserire per regolare la distanza appunto tra l'orecchio e lo speaker. E poi degli adesivi che ci serviranno in fase di installazione sul casco. Abbiamo la centralina che è attaccata alla base attraverso una slitta. Pigiando questa leva e tirando su la centralina, vediamo che si sgancia. Parliamo del peso. Siamo a circa 100 grammi se consideriamo il peso della centralina che è di circa 50-55 grammi. Il peso della basetta che siamo intorno ai 30 grammi e poi ci saranno grosso modo circa 15 grammi di speaker. E ora vediamo in dettaglio come è fatta la nostra centralina. Come vedete le dimensioni non sono delle più piccole, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo dei pulsanti molto più grandi e questo significa che con l'utilizzo di guanti invernali dovremo avere meno difficoltà a raggiungere i vari comandi. Gli unici tasti che onestamente mi lasciano un po' perplesso sono i tasti del volume meno e più, perché li vedo un pochino piccoli. Qui abbiamo la porta USB che è coperta da questa linguetta di gomma. Ecco, questo lo trovo, non lo so, un pochino scomodo perché se non mi ricordo di andarlo a chiudere e dovesse piovere, a questo punto rischierei di danneggiare il dispositivo. Questo dispositivo è fornito di due canali, un canale stereo e un canale mono. Cosa significa in sostanza? Sul canale stereo potremo andare ad ascoltare la nostra musica oppure anche le chiamate che riceviamo sul telefono o le istruzioni del GPS. Sul canale mono generalmente possiamo collegarci o il telefono in modalità solo telefono oppure il GPS per ascoltare solo le istruzioni GPS. Diciamo che le varie configurazioni che si possono adottare su questo dispositivo sono molto personali. Io onestamente preferisco utilizzare il canale stereo
sul telefono, in quanto non utilizzando sempre il GPS, quindi non me lo porto sempre dietro, e quindi a quel punto cosa succede? Che nel momento in cui vado in giro senza il GPS e l'ho collegato al canale stereo per ascoltare la musica, paradossalmente, dovrei rieffettuare una nuova associazione. Mentre se vado ad associare direttamente al canale mono le istruzioni del GPS e quindi voglio utilizzare il telefono per ascoltare la mia musica, non ho la necessità, qualora non dovessi portarmi dietro il GPS, di dover di nuovo rieffettuare una nuova associazione. Perché questo cosa significa? Ogni volta che io vado a fare una nuova associazione sul canale stereo o mono, il dispositivo non lo memorizza. Quindi, nel momento in cui io vado a riutilizzare il GPS, se l'ho sovrascritto con la memorizzazione del telefono, quindi se sto utilizzando il canale stereo col telefono, quando prima l'avevo associato al GPS, una volta che vedrà il GPS non lo riconoscerà e quindi dovremo di nuovo rieffettuare l'associazione. Ecco, io questa la trovo una cosa abbastanza scomoda, però da quanto ho capito è un discorso abbastanza generale, ovvero tutti gli interfoni che hanno un solo canale stereo si comportano così. Per esempio, il BTX2 Pro, che ha due canali stereo, ha la possibilità appunto di poter collegare più dispositivi in modalità 2 ADP e quindi non c'è bisogno di andare a fare nuove associazioni. Spero che il video ti sia piaciuto. Se hai delle domande, scrivi nei commenti. Se ti è piaciuto, scrivi nei commenti, ma soprattutto iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!